3, 2, 1. Buonasera a tutti. Seconda serata di Sette Libri per Sette Sere. Carmine Lupia, Ettino Fauna, Cammino Basiliano. Entriamo nel vivo della nostra regione ed è un modo per conoscerci meglio tutti quanti, l'avevo già anticipato ieri. Carmine Lupia, Arturo Rocca, Maria Cogliandro, il sottoscritto. Io lascio subito il microfono e quindi la conduzione della serata a Maria Cogliandro e poi di volta in volta facciamo dei piccoli interventi. Prego Maria, grazie. Buonasera a tutti, come anticipato già Cosimo, stasera il protagonista della serata è Carmine Lupia che torna a trovarci, infatti è stato già qui lo scorso anno, in quell'occasione ha presentato Etnobotanica in Calabria, in cui descrive ben 530 specie di piante, tanto che l'opera è stata definita nel suo genere una delle più complete nel panorama addirittura europeo. Oggi invece presenta Etnofauna in Calabria, ma non soltanto questo, anche il Cammino Basiliano che, come saprete, è quel progetto che è stato anche sostenuto dal Consiglio regionale e che si propone di far conoscere la Calabria verde, la Calabria dei parchi, delle riserve naturali. E ci sono voluti 14 anni per mettere a punto, per studiare, per mettere a punto questo Cammino Basiliano che finalmente è divenuto realtà. Poi approfondiremo quindi questo Cammino Basiliano in tutti i suoi dettagli con Carmine Lupia. Insieme a noi c'è anche Arturo Rocca, che è il presidente dell'Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita. Anche lui è da sempre impegnato nella tutela del territorio, nella difesa del nostro territorio. È un camminatore instancabile, ma nel vero senso della parola, tanto che sulle sue spalle pesa di più il cammino che non percorre. È un amante della Locride, soprattutto di quella Locride che viene scoperta a piedi, e quindi è un conoscitore esperto, diciamo, di ogni anfratto, anche il più impenetrabile delle nostre colline, delle nostre montagne. Una conoscenza che grazie a Dio non tiene per sé, ma condivide con gli altri. Lo fa per esempio su Riviera ogni domenica, deliziandoci con i suoi racconti, sempre accompagnati da bellissime fotografie che lui stesso scatta. Tornando a Carmine Lupia, questa sera Carmine Lupia intanto mi ha chiesto specificatamente di precisare che il libro è suo, ma anche di Raffaele Lupia e di Antonella Lupia. Insieme hanno descritto 170 animali presenti in Calabria, e in particolar modo nelle Valli Cupe. Le Valli Cupe si trovano nella Presilia Catanzarese, è un'area naturale che lascia letteralmente a bocca aperta, proprio perché si trova in mezzo a questi maestosi canyon, questi giganteschi alberi secolari, dirupi, gole, è uno spettacolo veramente per gli occhi. Ed è stato lui a scoprire questo angolo meraviglioso della Calabria, tanto che nel 2016 si è arrivati ad una legge regionale per la tutela delle Valli Cupe, di cui lui è stato direttore. Quindi oggi le Valli Cupe sono riserva naturale regionale. Grazie a Carmine Lupia, che ha scoperto quest'angolo della Calabria, si è creato anche un indotto importante, infatti sono sorti bed and breakfast, ristoranti, laboratori artigianali di prodotti tipici, però purtroppo presto i tempi d'oro vengono un po' messi in crisi da alcuni contrasti, da alcune incomprensioni con il comune di Sersale, su cui ricade l'area delle Valli Cupe. Il comune di Sersale era l'ente gestore delle Valli Cupe e
a un certo punto si crea un po' di scompiglio, si cerca di delegittimare Lupia, si crea un clima di sospetto nei suoi confronti. E si verificano anche degli episodi abbastanza irriguardosi nei confronti di Lupia. Giusto per dirne uno, si è ritrovato a dover pagare il biglietto d'ingresso di un sito della riserva che lui stesso aveva creato e scoperto, aveva messo a punto. Quindi, stanco di questi atteggiamenti, decide di dimettersi. Delle dimissioni che hanno creato allarme all'interno del Consiglio regionale, tanto che viene richiesta una modifica della legge del 2016 con cui le Valli Cupe erano diventate riserva naturale regionale. Quindi il Consiglio si è ritrovato a decidere se non intaccare i rapporti tra Comune e Regione, oppure se valorizzare il prestigio, la professionalità di una persona che nel frattempo si era fatta conoscere anche a livello nazionale e internazionale. E alla fine il Consiglio sceglie di cambiare la gestione, quindi la gestione passa da Comune di Sersale a Legambiente. Adesso non so se le cose sono migliorate, magari se poi ci vuole ce lo dice. Intanto quel che è certo è che la mission di Lupia non è andata completamente perduta, e questi due libri, sia Etnobotanica e Etnofauna, sono la dimostrazione che appunto ha avuto un effetto anche sul piano culturale. È stato messo nero su bianco un patrimonio ricchissimo di cui andare fieri. Nella prefazione, lei insieme agli altri autori precisa che Etnofauna in Calabria non pretende di essere un libro di zoologia né tantomeno di etnografia. Quindi ci vuole dire di cosa si tratta esattamente? Innanzitutto, grazie per l'accoglienza, ringrazio tutti voi e ringrazio il presidente Cosimo Pellegrino e poi tutti gli amici della Locride. Io ho lavorato anche un periodo nella Locride per circa 4 anni, quindi la considero un po' una seconda patria per me. Voglio ringraziare Arturo Rocca, eppure l'amico Totò Pellegrino, perché con loro abbiamo condiviso alcune esperienze di tipo ambientale. Etnofauna in Calabria. Questo libro nasce insieme ad Etnobotanica. Io durante le mie escursioni in Calabria, i miei giri, soprattutto di tipo botanico, comincio a comprendere l'importanza anche del rapporto che c'è tra uomo e natura. Vi dico che la mia intenzione era quella di indagare, di capire quale fosse il rapporto uomo-piante, però durante queste ricerche, queste interviste, c'era qualcuno che mi parlava anche del rapporto con gli animali. E quindi, insieme a Raffaele Lupia ed Antonella Lupia, abbiamo deciso di fare anche qualcosa sull'etnofauna, perché non vorremmo che si perdesse questo aspetto molto importante. E alla fine siamo riusciti a raccogliere delle tradizioni, dei rapporti con circa 170 animali e quasi 540 piante. E il rapporto uomo-natura. Il rapporto uomo-natura è molto importante, soprattutto in una regione come la nostra. Gli studi fatti, più o meno, il popolo calabrese fino a 100 anni fa aveva circa, ma oltre in realtà, 8.000 relazioni col mondo della natura, cioè con piante spontanee, animali selvatici, ma anche animali domestici, piante agrarie. Quindi oltre 8.000 relazioni è veramente un mondo infinito. E molte sicuramente sono andate perse, però si comprende quanto sia importante questo rapporto, perché oggi nell'ambientalismo purtroppo
A volte diciamo, si sbaglia approccio con questo mondo. E quando si parla di ambientalismo bisogna conoscere tantissime discipline, dalla botanica alla zoologia, alla biochimica, alla pedologia, l'agronomia, tutta la biodiversità. Ma bisogna fare una distinzione, secondo me, dal punto di vista proprio ecologico. Quando parliamo di ecosistemi, oggi tutti parlano di ecosistemi, e gli ecosistemi cosa sono? Negli ecosistemi si studiano le relazioni tra gli esseri viventi e anche con la parte abiotica, non vivente, di quello che c'è in un spazio. Però gli ecosistemi come si dividono? Ci sono ecosistemi naturali, ecosistemi agrari o forestali, poi ecosistemi urbani. L'ecosistema urbano è l'ecosistema delle città dove l'uomo ha la parte maggiore come importanza. Poi ci sono gli ecosistemi naturali che in Europa e nel Mediterraneo sono quasi inesistenti. E poi ci sono gli ecosistemi agrari, rurali e forestali dove l'uomo ha una certa importanza. In Calabria abbiamo quasi esclusivamente tutti ecosistemi agrari e forestali. Quindi, se dovesse scomparire l'uomo, noi perderemmo gran parte anche della biodiversità. Questa cosa non si dice mai. Io faccio sempre l'esempio della Sila. Se in Sila dovesse scomparire l'uomo con la pastorizia, le vacche che fanno la transumanza. Scusate se dico vacche, ma da agronomo, ma anche nelle facoltà di veterinaria, vi dicendo, non si può dire mucca perché non è accettato come nome. Dovesse scomparire le vacche, chi taglia i boschi, chi coltiva, noi perderemmo almeno l'80% della biodiversità. Quindi l'uomo ha un'importanza no, notevole, anzi è indispensabile se vogliamo conservare la biodiversità. Questo sembra quasi una bestemmia, ma vi assicuro che è una delle cose più importanti da prendere in considerazione quando si affronta queste tematiche ambientali. Io faccio un altro esempio. Quando studiavo in Francia, nella zona dei Pirenei, c'era una faggeta dello Stato, 200 ettari più o meno, una faggeta quasi di 200 anni, e in questa faggeta c'era un indice, diciamo, c'erano 37 specie vegetali. Poi c'era un'altra faggeta privata che veniva trattata, coltivata, diciamo, se così si può dire, con le leggi, secondo le leggi delle scienze forestali. Questa qua aveva oltre 350 specie vegetali, proprio perché lì c'era il taglio fatto come si deve e quindi di conseguenza anche la biodiversità era maggiore. Tenete conto che una faggeta di 150 anni più o meno produce all'anno da 3 a 5 tonnellate di ossigeno per ettaro all'anno. Una faggeta tagliata secondo le leggi dell'ecologia forestale ne produce 25. Quindi tutti questi ecosistemi agroforestali, se vengono abbandonati dall'uomo, sono ecosistemi che iniziano ad avere problemi. Quindi noi siamo parte integrante di questi ecosistemi. Se poi parliamo degli ecosistemi naturali, l'Amazzonia e via dicendo, le foreste del Borneo, lì è un'altra cosa, lì l'uomo non c'entra. Però qui l'uomo ha un'importanza notevole. Quindi, come vi dicevo, durante questi studi di tipo etnobotanico abbiamo iniziato anche quelli di etnofauna, proprio perché è in questo rapporto che c'è con noi, che la natura ha con noi e noi con la natura, assicura anche la sopravvivenza di queste specie. È stata una scoperta continua perché
c'è anche un rapporto per quanto riguarda i riti, per quanto riguarda la medicina. E poi a volte no, si capisce che non siamo così diversi da altre zone del mondo. Ad esempio, il fatto di mangiare insetti sembra una cosa strana a noi, ma nella nostra tradizione calabrese abbiamo trovato quattro insetti che si mangiavano. Forse non ci pensiamo, ma ad esempio il formaggio cosiddetto del quaglio non è altro che un formaggio con delle larve di mosca. Beh, quindi mangiamo le mosche. Mangiamo in alcune zone, quando i bambini soprattutto sono un po' deboli, anemici, si cercano le ciliegie con il verme ed è la larva di di un'altra mosca. Quindi in questo caso si dice che c'è pure la carne e consapevolmente si fanno mangiare ai bambini queste ciliegie. Un altro esempio è di una farfalla che si chiama amata, che viene mangiata in alcune zone della Sila, almeno da 200 anni dai documenti che abbiamo trovato, si cacciano le ali e si mangiano tranquillamente. Alcuni anziani ancora lo fanno, proprio perché hanno delle proteine ad alto valore biologico. Quindi, ad esempio, queste sono le cose particolari. Nella zona della Locride mi ha colpito, ma vi dico 20 anni fa, ero veramente un ragazzo, c'era a Bivongia ancora un anziano che era il cosiddetto Geravolo, che poi in alcune zone si chiama San Paolaro, ed erano queste figure molto interessanti che ammaestravano i serpenti. E in Calabria c'era anche una specializzazione. In alcune zone abbiamo trovato non solo il cosiddetto Ceravolo San Palaro, che era quello che ammaestrava soprattutto il cervone e il saettone, che sono i serpenti più grandi che abbiamo, ma c'era anche il viperaro, che si occupava di vipere. E poi c'era il cosiddetto curzunaro o scurzunaro che si occupava di biacco. Quindi c'era veramente una cultura raffinata anche da questo punto di vista. E poi anche molti animali che si mangiavano, veramente si mangiava un po' di tutto. Quindi sì, da roditori anche anzi, dicevamo i topi, ma i topi non venivano mangiati solo per scopi alimentari, ma anche per scopi medicinali, ad esempio, per problemi all'apparato urinario, si mangiava il topo bollito in alcune zone perché sembrava che potesse giovare appunto, per queste malattie. Ma poi anche l'interpretazione dell'etologia degli animali, molto interessante. Sentire le ragazze che interrogavano il cuculo, tanto per dirvi, le ragazze dicevano: Cucu, cucurito, dimmi quant'anni ci vogliono mi marito, e quindi speravano che questo cuculo non cantasse per niente, perché ogni canto era un anno, doveva aspettare un altro anno, la ragazza. Invece, gli anziani recitavano cucu cucu d'oro, dimmi quant'anni ci vuole un moro, e quindi speravano che cantasse il più possibile. E vi dico, davano un'importanza. Ho visto un anziano sulle serre che veramente faceva sempre, quando andava male interrogava sempre un altro cuculo, no? Quindi cercava questi cuculi. O poi anche, ad esempio, per quanto riguarda la mantide religiosa, la mettevano su un fusto e quindi speravano, diciamo, se andava verso il basso, la ragazza non si sarebbe sposata, anzi, se arrivava a terra la situazione diventava preoccupante. Se andava verso l'alto c'era, diciamo, o sicuramente presto ci sarebbe stato il matrimonio. E quindi ci sono delle cose molto interessanti. In copertina del libro abbiamo questa salamandra, che è un anfibio,
quindi caudato, cioè che ha la coda. E perché abbiamo messo con gli altri autori questa salamandra? Perché ci ha colpito tutte le leggende che si raccontano su questa salamandra. Si dice che questa salamandra sia capace di fare incantesimi, di mandare delle maledizioni, però si dice anche che riesca a camminare sui tizzoni ardenti. La cosa che ci ha incuriositi molto è perché se si legge il Milione di Marco Polo, dice le stesse cose di questo animale, però le dice per la Persia. Quindi il filo conduttore comune probabilmente sarà il mondo arabo o bizantino. Quindi quello che ha raccontato Marco Polo si racconta ancora oggi in Calabria. Un altro settore molto interessante, oltre abbiamo detto a quello medicinale, quindi ad esempio le larve di alcune farfalle si usavano per far guarire i porri, ad esempio il fiele del riccio si usava per i geloni oppure per delle malattie di tipo neurologico. Quindi si davano, io ad esempio da piccolo a più o meno un anno mi hanno imposto di mangiare un cucchiaio di fiele di riccio, quindi si scuoiava questo povero riccio per dare un cucchiaio al bambino e questo era considerato un vaccino. Quindi anche nel campo della medicina c'erano tutti questi, c'erano anche delle cure, ad esempio mangiare una chiocciola, io dico chiocciola perché la lumaca è quella senza guscio, è esatto dire chiocciola come questo mollusco gasteropodo, cioè un mollusco di terra, e si mangiava per i problemi di stomaco, gastrite. Oggi sappiamo che ci sono dei prodotti a base appunto di lumache, di chiocciole per lo stomaco. E qui, se non sbaglio, ricordo male, in alcune zone si chiamano maruche, che è un nome di origine greca, in altre caracola, che è il nome spagnolo, in altre babalaci o vavalaci, che è il nome arabo. Quindi, vavalaci, che in arabo è babaluscio, quindi ha questa origine araba. E poi ci sono, la parte molto interessante, tutta la favolistica. La favolistica che abbiamo trascurato, ma c'era ad esempio le bellissime favole della volpe e del lupo diffuse in Calabria, ce ne sono veramente tante. Il lupo è stato chiamato sempre Zu Nicola, non so se qualcuno penso pure qua, sicuramente. E poi Zarosa la volpe, già, sì, Rocco l'asino. E Pippo il gallo, ma ci sono veramente delle favole che ricordano molto Esopo. E avevano un ruolo educativo non indifferente. Purtroppo oggi, diciamo, Topolino, Paperino, forse oggi nemmeno più quelli vanno di moda, hanno soppiantato queste favole. E in questo libro la maggior parte le abbiamo conservate. Qualcosa di nuovo si trova in Calabria, però io penso che la maggior parte di queste notizie di tipo etnobotaniche si siano perse, perché io mi ricordo già il 2000 quando abbiamo iniziato il lavoro e anche prima, la maggior parte degli intervistati erano persone di almeno 80 anni. Pochi erano, diciamo, al di sotto degli 80, massimo 70 anni, quindi è un patrimonio che quello che non siamo riusciti a recuperare si è perso. E quindi c'erano tutte queste favole, ci sono queste favole molto belle, del lupo, della volpe, ma poi anche del bue, del grillo, c'è anche come in tutto il mondo. Anche noi abbiamo la versione della formica e della cicala, che in tutto il mondo c'è una variante, è la favola più diffusa in assoluto. E
ci sono i proverbi. E poi una cosa molto curiosa, che l'abbiamo trovata sia in etnobotanica che in etnofauna, è l'utilizzo del mito. Il mito, questa è una cosa che poco si dice in etnobotanica, io ne parlavo con alcuni etnobotanici del sud Italia, poi adesso con questi colleghi stiamo facendo una cosa molto curiosa, un libro di etnobotanica per la Lombardia. Ed è stranissimo che dei calabresi facciano uno studio per la Lombardia, c'è quindi una piccola controtendenza. E ci siamo pure confrontati con alcuni etnobotanici lombardi, però nessuno prende in considerazione il valore del mito che c'era soprattutto da noi. Il mito ha avuto una funzione importante che era quella di proteggere la natura. Vi faccio un esempio. Abbiamo parlato di questa salamandra, questa che è anche un animale protetto e via dicendo, non si poteva proteggere come si può proteggere oggi. Oggi ci sono le liste rosse degli animali, delle piante in via di estinzione, c'è l'allegato habitat, una direttiva europea che dice questa pianta, questo animale sono protetti. Nel Medioevo o prima, chi li proteggeva? Non è che c'erano i ministeri dell'ambiente o delle aree protette, e quindi interveniva, si mutuava la protezione dal mito. Questa è un'innovazione in etnobotanica che c'è da secoli da noi, ma veramente io penso rivoluzionaria. Quindi, questa è una pianta che rischia di essere estinta, va rispettata, col mito la proteggiamo. Quindi, guai a chi tocca questa salamandra, perché rischia di avere una maledizione. È un animale che cammina sui tizzoni ardenti. E non era solo una cosa locale, ma era una forma di protezione, come possiamo vedere pure dal milione di Marco Polo, che esisteva anche in Persia. E poi, ad esempio, la lucertola, anche la lucertola è in allegato habitat, la lucertola che abbiamo qua, perché in alcune zone rischia l'estinzione. Anche da noi si dice che bisogna rispettarla, perché se la uccidi si stacca la coda, e più si muove la coda, e più sfortuna ci sarà nella famiglia. E poi è l'animale che porta l'acqua ai morti, per questo si infila nei buchi della terra, con un po' di acqua cerca di dissetare i morti. Quindi anche questa cosa. Per non parlare poi di alcuni insetti come questa farfalla che si chiama Sfingide del Galio, che è questa farfalla che si chiama anche in questa zona Sant'Antonio. Va rispettata perché, anzi, se ti entra in casa la devi rispettare ancora di più, perché si dice Sant'Antoni, novità o personi, quindi porterebbe novità di ricchezza, ma anche novità da persone care. Poi ci sono le farfalle, alcune farfalle che vanno rispettate perché farebbero da tramite con l'aldilà. Quindi, col mito, comunque questi animali si proteggevano. E guarda caso, tutti gli animali più vulnerabili dal punto di vista proprio della biodiversità. E vi faccio ad esempio: in questa zona non c'è il platano orientale, che c'è nella zona del Catanzarese, si chiama Sordarolo. Il platano orientale, noi in Calabria abbiamo il bosco più importante dell'Europa occidentale. Perché in Oriente c'è molto, fino all'Iran, all'Afghanistan, il bosco più importante con 2000 esemplari si trova nella provincia di Catanzaro, dico di Europa occidentale, e si chiama Sordarolo. Dato che è raro, è l'unico bosco, vero bosco che abbiamo in Europa occidentale, lo avevano compreso e quindi cosa si dice? Che si chiama Sordarolo e chi osa tagliarlo o dimorarci sotto, quindi andare sotto quest'albero, diventerebbe sordo. Quindi tutti stavano ad allontanare di questo albero. Ed era appunto col mito si proteggeva, come lo stesso è per gli ecosistemi. Io vedo nelle valli cupe, si chiamano valli cupe, e i bambini
quando facevano i monelli, venivano calmati dicendo: stai attento che ti porto nelle valli cupe, dove ci sono gli spiriti, le valli cupe, no? E quindi anche per gli ecosistemi si utilizzava il mito, le cascate dell'inferno, si dice che la pozza sia così profonda da arrivare fino da spegnere le fiamme dell'inferno. E dato che intorno alle cascate dell'inferno ci sono delle felci rare, come pure a Valle Cupe, la famosa Woodward, che è abbastanza diffusa, diciamo, in Aspromonte, ed è nella lista rossa delle piante in via di estinzione, si usava il mito appunto per proteggere anche degli ecosistemi. Oggi facciamo la legge di istituzione di un'area protetta o di un sito di interesse comunitario. All'epoca utilizzavano il mito. Quindi, l'etnobiologia in generale, era veramente, è stato uno strumento per avere un rapporto equilibrato, armonioso di custodia e di rispetto nei confronti dell'ambiente. Scusate, ho fatto una carrellata, ho cercato di sintetizzare quello che abbiamo fatto in questo libro. Sono a disposizione magari per qualche domanda, soprattutto Non so se vuole mandare adesso le da... Ah diapositive. sì, magari facciamo vedere qualche foto per continuare. Allora, vi faccio vedere questo, non so se lo riconoscete, è un piccolo gufo che si chiama Assiolo, ed è un animale che, tristemente famoso, chiamato Pigula. Lo conoscete, no? Sappiamo che quando si sente cantare non è il massimo. Però ci sono anche delle filastrocche in alcune zone della Calabria. Si dice che per scacciare la maledizione bisogna uscire dalla finestra con una padella, e si dice: chi è quest'animale che canta a quest'ora? Lo devo cucinare dentro la frissura. Quindi in questo modo se ne andrebbe e la maledizione si allontanerebbe. Questo è il biacco, sapete, questo animale che appunto è abbastanza mordace come serpente, è pericolosissimo nella stagione degli amori, in che senso? Non è velenoso, si vede che fa anche delle vere e proprie danze, la coppia fanno, e si dice che non si deve chiamare monaco o monachella, perché in questo ancora di più diventa mordace, e questo veniva utilizzato appunto da questi ammaestratori che si chiamavano curzunari o scurzunari, e lo portavano in alcune zone anche nelle case, perché questi ammaestratori in delle ceste, perché portava, diciamo, serviva per cacciare il male dalle case. Questa è la chiocciola di cui abbiamo parlato. Questa è l'amata fegea, che è quella farfallina che si mangia in alcune zone. Questo è il lupo. E il lupo, va bene, ci sarebbe da parlare per tanto tempo, però anche da noi, oltre ad esserci qualche credenza sul lupo mannaro e via dicendo, però la cosa più curiosa è che in alcune zone abbiamo trovato la tradizione di uccidere e mangiare il lupo. Io devo essere sincero, sono stato nel 2012, sono stato invitato a un banchetto a base di lupo, non ci sono voluto andare pure perché ho detto: guardate che è illegale, però serviva, soprattutto si uccideva quando c'erano i ragazzi che diventavano maggiorenni, proprio perché in questo modo si potesse acquisire la forza del lupo. Quindi vi dico, a Taverna, in provincia di Catanzaro, questa era un'usanza abbastanza diffusa. Come dicevamo, è un grande protagonista delle favole, ed è sempre la vittima della volpe, è sempre vittima.
In altre zone si utilizzava, ma già abbiamo trovato documenti del periodo medievale, la pelle per prendere la forza del lupo, si utilizzava appunto per fare una specie di pellicce che si indossavano, soprattutto quando si andava in montagna, in modo da avere la forza del lupo. Sembrano quasi delle cose che non ci riguardano. Questo invece è una martora che somiglia molto alla faina e volevo dire solo una curiosità, la martora era molto, insieme alla faina si cacciavano molto perché fino agli anni 40 c'era un commercio di queste pellicce e una pelliccia di martoro di faina valeva 4 mesi di salario di un operaio, quindi uno con 3 pellicce si assicurava il salario per 12 mesi, quindi erano molto richieste. Poi in alcune zone si cucinavano anche in un certo modo, erano ricercate un po' come il ghiro. E un altro animale, qui non ce l'ho la foto, molto interessante, era lo scoiattolo. Noi abbiamo lo scoiattolo meridionale che è tutto quello nero, è tutto nero, è un po' più grande di quello normale europeo, marrone, e era anche, diciamo, mangiato. Ma vi dico, la pelliccia era molto molto apprezzata fino al Novecento e già nel Medioevo, nei mercati di Messina, Pisa, Genova e Venezia, lo scoiattolo nero calabrese era quello che spuntava dei prezzi molto superiori, almeno il doppio, dello scoiattolo marrone europeo. Però vi dico, c'era un'altra tradizione nella casa reale francese. Quando si insediava il nuovo re, si insediava sul trono, si regalava un cappello di scoiattolo calabrese. Questa era l'usanza che c'era in Francia. Questa, ne abbiamo parlato prima, la lucertola, abbiamo detto che era rispettata, sappiamo, è nella lista degli animali della direttiva Habitat, della Comunità Europea perché rischia l'estinzione in alcune zone e questo animale appunto si diceva che portasse l'acqua ai morti sottoterra, si doveva rispettare perché appena si uccide lei stacca la coda e quindi più si muove la coda e più porta sfortuna, però in alcune zone invece era considerata una portafortuna quella doppia coda o in alcuni casi anche a 3 code. Si metteva in una canna con il sale e poi si conservava, si tappava e si conservava nei muri sotto il solaio perché sembra che portasse fortuna. Quindi c'era questa, diciamo, contraddizione. E poi c'erano il cappio con l'avena. C'erano questi un po' questi giochi un po' crudeli nei confronti di questo animale, ma lo stesso anche con quella farfalla di cui abbiamo parlato che si mangiava, spesso venivano eh sì Uparrino. sì uparrino uparrino sì quindi e c'era anche una canzone su questa farfalla che abbiamo descritto. Questo è il ramarro, è una foto che ho fatto io questa, vedete come attacca, però a volte no, per rispettarli questi animali, si dicevano anche delle filastrocche, si tramandavano, ad esempio si dice, se ti morde la licerta, che in alcune zone è chiamata Zafaredda, che è il nome greco, fuia fuia alla coverta, che significa ti fa venire la febbre, quindi stai lontano dalla lucertola e non fare male alla lucertola. Se ti morde, ti muzzica, faetano, cura cura do campanaro, si dice. In che senso che sembra che ti facesse morire? In realtà era un modo per tenere la distanza da questi animali, ma sappiamo che sono assolutamente innocui. Quindi questo era sempre, come dicevamo, il mito. Questo è il riccio,
che poveretto, diciamo, era anche molto consumato sia per scopi medicinali, ma anche la carne era apprezzata. E poveretto, oggi è vittima delle macchine. Però sapete che è un animale che riesce ad uccidere anche le vipere. Però l'unico che lo frega è la volpe. La volpe cosa fa? Fa i bisognini sul riccio chiuso e cerca di farli vicino alla zona dove si chiude, vicino al muso. Così poi per il cattivo odore si apre, lo prende dal muso e se lo mangia. La volpe diciamo che dà fastidio a tutti, per questo frega anche sempre il lupo. Sappiamo che prende le tane del tasso e riesce ad uccidere pure il corvo, l'ho visto io, fa finta di morire, va proprio in morte apparente, in tanatosi, e poi appena il corvo a terra gli salta addosso e se lo mangia. Quindi la volpe diciamo che e per questo nelle favole, questa è la salamandra di cui abbiamo parlato prima, e poi la tartaruga, che è l'unico. Sì. E noi invece la chiamiamo in alcune zone, il nome più diffuso è Ilona Chielona, che è il nome greco, infatti. Ed era, vabbè, ci sono tanti racconti proprio sulla pazienza di questo animale, che è paziente, quindi ci sono delle favole molto interessanti. E poi sappiamo che è l'unico rettile che si è sempre mangiato in Calabria, quindi in alcune zone. La tartaruga al forno o la zuppa di tartarughe era molto diffusa, quindi. E questo è un altro animale che era uno dei pesci più mangiati in Calabria, anche perché noi avevamo un rapporto col mare negli ultimi secoli abbastanza difficile dopo le incursioni saracene turche. E quindi il pesce che si mangiava maggiormente da noi era la trota, la trota penninica, che è ancora diffusa. Ed è molto interessante quello che scrive sulla trota di alcune zone della Calabria Gian Lorenzo d'Anania, questo cosmografo, geografo, teologo, di origine calabrese, però che viveva a Venezia e girava in tutto il mondo. Gian Lorenzo d'Anania scrive questa bellissima opera che si chiama Universal Fabbrica del Mondo e racconta in fine 500, descrive tutto il mondo all'epoca conosciuto, tranne l'Australia. E quindi per ogni paese, per ogni zona e regione di tutto il mondo la descrive e parla anche di alcuni prodotti che si consumavano. Quando parla della Calabria, parla di due prodotti che sono la manna, l'ottima manna calabrese, questo zucchero dell'antichità a base di mannosio, ottimo per i diabetici perché c'è il 2% dell'indice glicemico del saccarosio, e poi della trota, di questa trota buonissima che si mangiava. Parla soprattutto di alcune zone, ad esempio come la zona di Taverna. Va bene, la volpe ne abbiamo già parlato. Sappiamo, come abbiamo detto, nelle favole è sempre la protagonista, per la pelliccia è la protagonista, ma anche per prevedere il clima. La volpe veniva, diciamo, considerata molto in alcune zone. Va bene, io ho fatto vedere alcune foto, quelle che avevo. Se ci sono domande, se no forse mi sono pure dilungato troppo. Quindi etnofauna non nasce, diciamo, da uno studio tra gli scaffali della biblioteca, ma sul campo, tra la gente, in mezzo alla natura. 99% Ma soprattutto le conoscenze dei nostri nonni. Quindi come si è svolta questa ricerca, questo studio? Come sono state raccolte tutte allora, le conoscenze? come dicevo, abbiamo fatto in tutta la Calabria, si faceva questo studio di etnobotanica. In Calabria, prima che uscisse il libro di etnobotanica, le piante utilizzate nella nostra tradizione erano 120. Noi siamo arrivati quasi, anzi, siamo arrivati, abbiamo superato i 540, perché anche dopo
che è uscito questo libro, Altre 10 piante l'abbiamo trovate. E poi abbiamo preso anche quella parte che riguardava l'etnofauna. L'etnofauna, nonostante per alcuni aspetti la zoologia, la fauna sia molto studiata, però in Europa è poco studiata. Infatti questo testo è l'unico dell'Europa occidentale. Un altro testo di etnofauna si trova in Romania. Quindi è unico questo testo proprio perché non ci sono delle persone che si occupano di etnofauna, è un qualcosa che c'è stato questo periodo che il rapporto uomo-animale è stato considerato un qualcosa da vergognarsi, di cui vergognarsi, quindi per questo motivo è stata una scienza completamente abbandonata, mentre c'è una buona letteratura di etnobotanica in tutta Italia, non solo, e per quanto concerne l'etnofauna, non c'è gente che si è occupata di etnofauna, nemmeno io mi sono occupato di etnofauna, però quando abbiamo raccolto queste, abbiamo fatto queste interviste proprio con dei fogli, ci sono delle schede prestampate con le quali, le quali venivano utilizzate per fare le interviste, e le abbiamo utilizzate anche per la raccolta, diciamo, di notizie sulla fauna, e quindi questo è stato il lavoro. L'abbiamo fatto al Pollino fino a Reggio Calabria. Però la memoria orale ha conservato molto, molto sicuramente si sarà perso, però quello che abbiamo potuto salvare l'abbiamo salvato. Questo era un tributo che secondo me si doveva alla grande cultura rurale calabrese, e quindi questo in questo modo si è svolto con delle vere e proprie interviste. E poi è stato anche importante non solo fare le interviste, perché spesso siamo andati nei campi, perché in alcune case, ad esempio, quando ti hanno parlato della volpe, non portavamo il signore, l'anziano, a farci vedere qual era la volpe, perché la volpe, voglio dire, o il tasso, la cosiddetta mulogna, ma per alcuni insetti abbiamo dovuto fare anche un lavoro di tipo sistematico, come abbiamo fatto per etnobotanica, perché quelle poche notizie che c'erano in etnofauna, ma soprattutto in etnobotanica, un problema è stato sempre quello di identificare la specie. Vi faccio un esempio. Soprattutto sugli insetti abbiamo dovuto fare proprio una classificazione, un riconoscimento attraverso dei metodi di classificazione. Faccio un esempio per l'etnobotanica. Spesso noi parliamo di cicoria, ma abbiamo individuato almeno 45 specie diverse di cicoria. Prima si chiamavano tutte cicorie, c'era qualche altro nome, voglio dire, ma ne giravano 5 o 6. Invece abbiamo dovuto fare questo studio anche dal punto di vista sistematico, più scientifico, per dire sì, è vero, mi dice che questa farfalla che si chiama così veniva considerata un tramite con l'aldilà, però abbiamo portato l'anziano, poi siamo ritornati nel periodo in cui si trovava la farfalla per essere sicuri che fosse quella specie. Vi faccio un esempio pure su questa farfalla che si mangiava sull'amata. In realtà non è solo una specie, ma ne abbiamo individuate tre specie che sono simili, quindi abbiamo fatto anche un lavoro di tipo sistematico. Poi qualche refuso, qualche sbaglio si può fare, anche perché vi dico, ad esempio, la fotografia mia non era molto bella e quelli della casa, diciamo, editrice ho preso una farfalla su internet, senza copyright, è meglio questa foto. In realtà era una specie simile, quindi qui in un caso, un paio di casi ci hanno combinato questo pasticcio. Quindi è stato importante anche il lavoro di sistematica. Abbiamo avuto alcuni insetti che li abbiamo poi dovuti portare anche diciamo, in laboratorio per vederli bene al microscopio e via dicendo. Quindi anche un lavoro dal punto di vista scientifico è stato importante. Quindi il lavoro si è fatto tra interviste, un lavoro su campo e poi un lavoro in laboratorio. Arturo Rocca, con Carmine Lupia avete tanto in comune, intanto questo amore, questa autentica passione per la natura. Però
Prima accennavamo a quanto tu adori passeggiare, alla scoperta e alla riscoperta della natura, perché la natura non la si finisce mai di scoprire. Qualcuno sostiene che se vuoi conoscere cose nuove, devi percorrere il sentiero che hai preso ieri. Quindi la natura è una fonte inesauribile di conoscenze. Durante queste tue passeggiate in tutti questi anni, che cosa hai imparato e quanto farebbe bene anche a noi seguire il tuo esempio? Sì, buonasera. Io come mio costume sorvolo sui ringraziamenti e sui saluti e passo direttamente a quello che devo dire. Camminare. Io stasera ho voluto riportare due aforismi sul camminare e poi vi dico, allora, Italo Calvino dice, il camminare presuppone che ad ogni passo il mondo cambi in qualche suo aspetto. Eppure che qualcosa cambi in noi. E poi gli ultimi tre versi di una bellissima poesia di Madre Teresa di Calcutta, che dice: quando a causa degli anni non potrai correre, cammina veloce. Quando non potrai camminare veloce, cammina. Quando non potrai camminare, usa il bastone. Perché questi due aforismi e poi ce n'è un altro che introduce un po' il mio pensiero. Perché io spesso vedo sui nostri lungomari tanta gente che cammina con le cuffiette e va avanti e indietro oppure a passo veloce, perché adesso i medici prescrivono proprio questa cosa. Fino a 15 anni fa questo non esisteva perché la gente non aveva bisogno di andare a camminare a passo veloce sul lungomare perché faceva altre attività. Mi dico, no? Ecco, è un modo giusto di camminare questo, perché io ritengo che il camminare in natura sia qualcosa di diverso del camminare, diciamo, in generale, perché camminare in natura dà delle sensazioni che vanno oltre a ciò che si percepisce con i piedi. Io non so se vi ricordate, c'è stato un pediatra che era assurto agli onori della cronaca, Marcello Bernardi, il quale sosteneva in un suo lavoro che i bambini bisognava farli camminare a piedi scalzi perché si impara più con i piedi che con le mani. E questo è molto vero, ma anche quando non si cammina a piedi scalzi, camminando si impara molto di più che fare qualsiasi altra attività, perché il camminare in natura ha un suo senso, un suo coinvolgimento di tutti quelli che sono i nostri sensi e soprattutto perché si immagazzinano una serie di emozioni che poi restano patrimonio. Infatti io dico sempre, io mi ritengo un uomo ricchissimo, ma di una ricchezza che nessuno mi può rubare. Perché nel mio camminare sono riuscito a immagazzinare tutta una serie di sensazioni, di emozioni che mi fanno ricco in qualsiasi momento della giornata. Non esiste un giorno brutto per me, esiste un giorno da vivere e da camminare. Questa è una cosa che mi dà la forza di cominciare sempre la giornata con un ottimismo, invece che ah, mi do la schiena, mi dole pure a mia schiena. Però prima di pensare che mi fa male la schiena, penso a che cosa posso fare sull'insegnamento di Madre Teresa di Calcutta. E quando verrà il momento prenderò il bastone e continuerò a camminare. Io vorrei chiarire una cosa però. Io sono nato qui e sono nato in un paese di collina. Ma la nostra prospettiva da ragazzi è sempre stata una prospettiva del mare, perché stranamente la Calabria passa per essere la terra che ha 800 km di costa, di mare, e invece si trascura di dire che la Calabria per l'85% è una terra montagnosa, che ha una sua storia geologica particolare, perché noi siamo un'anomalia nella nostra Italia, in quanto la Calabria è stato un pezzo di Alpi che si è staccato dalle Alpi, appunto era
saldata insieme a Corsica e Sardegna tra la Costa Azzurra e la Liguria, è fatto un percorso di circa 23 milioni di anni ed è arrivata qui e si è saldata con il Pollino alla Basilicata. Infatti è un'anomalia dal punto di vista geologico, perché noi la Calabria è granitica, a differenza del resto d'Italia fino alle Alpi, che invece è calcarea, e questo disordine geologico è una ricchezza che noi abbiamo e che apprezzano gli altri, ma noi l'apprezziamo poco, perché noi badiamo che la strada è sconnessa, che questo non va, che quell'altro non va. Eppure invece vi devo dire che io spesso ho degli ospiti che vengono da fuori e restano estasiati da questo disordine geologico. Le nostre fiumare sono una ricchezza straordinaria e noi la possiamo percepire solo se li percorriamo a piedi. Io ho cominciato a camminare con la mia famiglia percorrendo i letti delle fiumare, però devo dire che io ho imparato a camminare in Piemonte, dove sono andato a studiare all'università, perché qui fino a quando avevo 18 anni non avevo mai veramente camminato, perché noi non abbiamo la cultura del camminare. Comincio adesso a penetrare questa cosa. Infatti poi Carmine vi parlerà anche di questo cammino, e volevo dirvi che io ho cominciato a camminare con la famiglia, ma poi ho avuto la fortuna di incontrare nella mia strada un'associazione escursionistica che si chiama Gente in Aspromonte, con la quale cammino da 25 anni. E c'è qui stasera il presidente dell'associazione, che si chiama Totò Pellegrino, e c'è anche un altro esponente che è Santino Pansera, che continuano questo lavoro di conoscenza del territorio. È una delle più antiche associazioni escursionistiche che esistono sul territorio. Certo, mi si dirà che c'è il CAI, ma il CAI è una struttura nazionale che ha un significato diverso. Allora, dicevo, ho cominciato a camminare in Piemonte e ho riscoperto il valore del camminare, e quando sono tornato qui, uno dei motivi che mi hanno di nuovo nuovamente legato a questa terra, perché io ho vissuto come tanti il dramma dell'emigrazione e della reimmigrazione. E forse quella della reimmigrazione è ancora più difficile dell'emigrazione, perché ritornare in un posto a distanza di 8-10 anni e non ritrovare più i legami che tu avevi, a parte quelli più stretti familiari, ti comporta un adattamento molto più difficile. Ma io non ho avuto questa grande difficoltà per questo legame che ho avuto con la natura e per questo fatto di andare a camminare in natura. E volevo dirvi, io non voglio farvela lunga, volevo dirvi che camminare comporta tutta una serie di vantaggi, camminare in natura, anche camminare sul lungomare, devo dire la verità, non volevo disprezzare questo fatto di andare, no, anzi, ci mancherebbe altro. Il movimento fa bene, c'è un bellissimo movimento a livello nazionale che si chiama Il Movimento Fa Bene, perché camminare in natura migliora la memoria, ed è un fatto, io vi dico delle cose che sono provate scientificamente. Migliora la creatività, fortifica il sistema immunitario, ci sono dei medici che possono anche spiegarvi perché, migliora la qualità del sonno e soprattutto migliora l'assunzione della vitamina D. Guardate, io per diversi anni ho lavorato in una scuola media a Gerace, dove c'erano dei ragazzi che venivano da una contrada, naturalmente non vi dico quale, perché che li vedevo, arrivavano bianchi, smunti, molto fragili, e poi ho capito perché. Vivevano in un posto dove non prendeva mai il sole. Allora questo fatto di camminare in natura ci dà la possibilità di vivere all'aria aperta e anche facilitare l'assunzione della vitamina D. Guardate, io non voglio introdurre il lavoro di Carmine Lupia, che vi spiegherà, vi dico solo una cosa. Io spero che questo cammino basiliano che lui vi descriverà fra qualche anno possa entrare in questo, sapete che il National Geographic in questo momento sta pubblicando
i cammini e i sentieri. È un'opera nella quale mi piacerebbe che entrasse fra qualche anno il cammino basiliano, perché è un cammino che Carmine vi dirà il suo valore, ma soprattutto questo fatto di camminare, e io lo ribadisco sempre, e volevo dirvi una cosa. Io ho fatto dei cammini anche molto importanti. Quello più decantato è il cammino di Santiago. Non l'ho fatto da credente, nel senso religioso del termine, però vi posso dire che mi ha emozionato molto. Ho fatto un altro cammino l'anno che sono andato in pensione, mi sono concesso di fare un cammino di 300 chilometri da Accu San Giovanni a Gerusalemme e poi anche a Betlemme, ed è un cammino che facevano i pellegrini medievali per andare al Santo Sepolcro. Anche questo è un cammino che non ho fatto da credente, ma che mi ha dato tante emozioni. E poi un altro cammino che ho fatto e che ricordo con grande nostalgia è il deserto Lacacus libico, alla ricerca di graffiti e pitture rupestri da 15.000 anni fa fino a 3.000 anni fa. E la cosa che mi ha colpito è che in questo deserto noi vedevamo graffiti delle scene con alberi, con fiumi, e adesso invece sono dei deserti. E allora ci viene da pensare che la Terra ha una storia che è sempre in evoluzione, e anche noi potremmo subire la stessa cosa, perché probabilmente andiamo verso un processo di desertificazione. E prima di chiudere con un altro aforisma, volevo dirvi una cosa. Io, lo sapete, che mi occupo soprattutto di pubblicizzare l'acqua pubblica per scoraggiare l'acquisto di acqua imbottigliata in plastica. E allora, a Siderno abbiamo delle fontane che erogano dell'ottima acqua. Solitamente io, quando organizzo delle cose, mi presento con una bottiglia di vetro con acqua di fontana o di sorgente, acque certificate naturalmente. Ed è una cosa che mi piace invitarvi a fare, perché tra l'altro camminando in natura si incontrano delle sorgenti e delle fontane sono di ottima acqua, e noi abbiamo l'Aspromonte che ci dà una ricchezza di acque che non avete neanche l'idea, e non mi sembra giusto mortificare le nostre acque acquistando acque che vengono da 1500 km di distanza e che hanno viaggiato per mesi sotto il sole, o che vengono stivati in magazzini che prendono luce e che stranamente non subiscono mai la trasformazione, non c'è mai un processo di eutrofizzazione. Non so se avete una bottiglia di acqua imbottigliata in plastica, la potete tenere anche degli anni e resta sempre limpida. È una cosa strana. Se voi prendete una bottiglia di acqua delle nostre sorgenti e la esponete per una settimana alla luce, all'interno diventerà tutto verde, perché è un processo naturale. Quindi, e soprattutto, le acque pubbliche sono continuamente controllate, mentre l'acqua imbottigliata per legge viene controllata una sola volta l'anno, e viene controllata da chi la imbottiglia in un laboratorio privato. Invece sull'acqua pubblica ci sono dei controlli che sono del comune, dell'azienda sanitaria e dell'ARPACAL. Quindi vi invito, oltre a camminare, a bere acqua delle nostre sorgenti. E chiudo, prima di passare la parola a Carmine Lupia, e vi ricordo una cosa. Carmine ha accennato ai platani orientali, ma non vi ha detto che a Curinga c'è un platano orientale monumentale, che probabilmente è l'albero più antico d'Europa. Ed è una cosa, è un monumento vegetale talmente straordinario che starci sotto e toccarlo dà delle emozioni particolari e straordinarie. Se avete la possibilità, andate a vederlo. Allora, torno con un aforisma, che è una frase di Messner. Camminare per me significa entrare nella natura,
ed è per questo che cammino lentamente, non corro quasi mai. La natura per me non è un campo da ginnastica. Io vado per vedere, per sentire, con tutti i miei sensi. Così il mio spirito entra negli alberi, nei fiori, nel prato. Le alte montagne sono per me un sentimento. Allora, ascoltando questi aforismi me ne è venuto in mente un altro di Nietzsche, che poi fa anche riferimento ai vantaggi che tu hai elencato del camminare in natura. Nietzsche sosteneva che i più grandi pensieri vengono concepiti mentre si cammina, quindi forse un po' il problema della mancanza di pensieri geniali, anche perché magari camminiamo poco. Torniamo a Carmine Lupia. Abbiamo parlato di questi animali e anche delle piante lo scorso anno. Sia le piante che gli animali si possono conoscere da vicino attraverso questo cammino basiliano. È un cammino di 955 chilometri, suddiviso in 56 tappe, 955 chilometri di natura incontaminata, ma anche di castelli, monasteri, di aree archeologiche. Come nasce l'idea di questo cammino? Allora, questo cammino in pratica nasce anche un po' fuori Calabria. Io avevo sempre sognato di fare un cammino quando ho attraversato per la prima volta i Pirenei a piedi, sempre per scopi botanici. Poi in Provenza ho camminato anche con delle esperienze di etnofauna un po' particolari, perché sono stato morso al collo da una vipera, quindi con 3 giorni di coma, quindi e poi ho camminato anche molto in Australia, quindi questa cosa mi ha sempre un po' attirato. E ritornando dall'estero, dopo aver fatto queste esperienze nel campo botanico, ho iniziato questa mia esperienza 24 anni fa delle Valli Cupe, che si è conclusa in malo modo, io dico, l'anno scorso, perché purtroppo, dobbiamo dircela noi calabresi, ci sono persone che costruiscono in Calabria, ma ci sono tante altre che distruggono e vogliono distruggere chi costruisce. Questa è l'amara realtà. Scusate se lo dico con un po', con un velo di tristezza, e questo è quello che mi è accaduto. Io nel mio paese ho creato un indotto, perché quando ho iniziato questa mia esperienza, anche insieme ad altri amici, tra cui con Raffaele Lupia, l'altro autore, ho trovato fin da subito delle difficoltà, e poi volevo già ritornare da dove ero venuto, quindi a lavorare in Belgio, all'Università del Belgio. Il mio paese non c'era un ristorante, in realtà ce n'era uno che funzionava soprattutto d'inverno, perché andava a fare il cameriere fuori regione il proprietario dalla primavera all'autunno. Sono nati 14 ristoranti, non c'era un posto letto, 200 posti letto, 30 guide. Abbiamo avuto sempre, ci dovevamo guardare sempre da alcuni fattori esterni che volevano, non vedevano bene questo sviluppo di una zona, invece in realtà purtroppo i nemici erano all'interno. Ed è veramente stato molto doloroso sapere che le persone che tu hai aiutato e gli hai permesso di ritornare da fuori e di vivere una vita dignitosa nel proprio paese sono quelle che ti hanno tradito, ti hanno infangato e ti volevano distruggere. Questo purtroppo è la nostra amara realtà. In psicologia si parla di una sindrome, si dice la sindrome rancorosa del beneficato. Io in questa situazione l'ho potuta toccare con mano. E quindi capite quanto sia stato per me doloroso. Però Valli Cupe è stata una storia di sentieri. E da 14 anni sognavo di collegare tutti questi sentieri che avevo fatto soprattutto per scopi botanici.
e di fare appunto questo cammino. Io mi occupo di biodiversità, però ho sempre amato la Calabria. Vi dico, la prima volta che sono venuto nella Locride avevo 16 anni per vedere il monastero di Bivongi, Montestella, quindi a passaggi sono venuto. Quindi fin da subito sono stato sempre innamorato della mia terra. E quindi dico, ma perché, voglio dire, ho visto una parte del cammino di Santiago, ma tanti altri cammini in Europa, dico perché non fare qualcosa anche in Calabria. Quindi 14 anni fa, dopo che avevo iniziato questi studi, avevo già fatto questo progetto, e solo 9 anni fa con degli amici, vi dico solo ed esclusivamente, quasi esclusivamente milanesi, hanno detto, ma perché non portiamo avanti questo progetto? E quindi abbiamo cominciato a percorrere la Calabria da Rocca Imperiale fino a Reggio Calabria, e così è iniziato questo progetto. Poi a un certo punto, non sempre, diciamo, abbiamo fatto delle esperienze molto belle, perché alcuni percorsi, alcuni tracciati non andavano, siamo stati recuperati anche dai carabinieri in un'occasione, perché ci hanno dato una traccia che non si vedeva bene, poi alla fine era 42 chilometri e non siamo riusciti a completarla. In realtà io l'ho completata perché non c'era posto nella macchina dei carabinieri, quindi nella zona di Longobucco, e quindi sono arrivato poi dalle 9 di mattina, sono arrivato il giorno dopo alle 4 di notte da solo, perché sì, è stata eliminata. E poi ci sono tante persone che ci hanno dato una mano, tra cui Arturo, Toto Pellegrino, in varie zone della Calabria ci sono circa una trentina di guide che hanno sposato questo progetto e quindi ci hanno aiutato ad individuare dei percorsi più fattibili. Quindi abbiamo dovuto fare, dopo tutto questo percorso, anche degli aggiustamenti grazie, diciamo, alle guide locali. Io magari vi faccio vedere un po' quello che è il cammino. Vedete, non per caso c'è il monastero di Bivongi in questa presentazione. Dov'è? Come dicevo, l'abbiamo chiamato questo cammino un cammino d'Oriente in Occidente, perché questi amici di Milano, io devo essere sincero, ho sempre amato la Calabria, l'ho vista sempre con occhi nuovi, ma loro sono rimasti colpiti dal fatto che, secondo loro, siamo una terra esotica, e vedere tutti queste bellezze, soprattutto poi nella Locride è stata la zona più bella, dormire a Pazzano, a Sant'Ilarione, sono delle esperienze uniche, e quindi vedere queste chiese, questi monasteri che si possono trovare anche in Siria, in Armenia, in Turchia, vi dico, forse noi non riusciamo ad apprezzare, ma è una terra ricchissima la nostra da questo punto di vista. Il cammino in realtà è 1100 km, anche qualcosa in più con le varianti, e in realtà adesso sono 72 con le varianti, e si trova accoglienza in monasteri, castelli, B&B e ospitalità diffusa. L'ospitalità diffusa più bella nella vostra zona. Anche qui abbiamo avuto problemi, soprattutto per la ricettività, infatti abbiamo dovuto fare salti mortali, deviare o variare il percorso. Ad esempio, una cosa che a noi ci ha creato delle difficoltà, ma per conto nostro, noi un po' siamo rammaricati del fatto che non siamo riusciti a mettere polsi. Nonostante l'abbiamo fatto questo percorso, siamo arrivati da Bovalino a San Luca, e lì non siamo riusciti all'epoca a dormire, quindi poi siamo arrivati a Polsi dove abbiamo potuto dormire, però poi per collegarci all'area grecanica o ad Africa, e vi dicendo, lì abbiamo avuto problemi. Siamo arrivati a Montalto attraverso il sentiero dei Rigitani,
percorso di Rigitano, abbiamo dormito a Don Montalto, però abbiamo dovuto usare la tenda. E quindi è stata un'esperienza bellissima, l'Etna in eruzione, vabbè, una esperienza bellissima, però questo problema di tipo ricettivo c'è stato. Il fatto poi di passare anche nell'area grecanica, nell'area degli Arbrescia di Calabria, è stata veramente un'esperienza unica. Ricordo questi amici di Milano, che sono persone di altissima cultura, amanti della storia, famiglie che hanno fatto un po' la storia d'Italia, non dico i nomi, ma loro si sono trovati benissimo, questa accoglienza molto genuina. Ricordo una sera siamo arrivati a Gallicianò, avevamo prenotato, in Gallicianò in realtà ci siamo passati due volte per fare prima il percorso Gualdo e poi quello normale, quello principale, e poi abbiamo dovuto variare un po', però siamo arrivati lì e c'era stato un frainteso con quello che ci doveva ospitare. E lì hanno visto che eravamo stanchi, anche un po', diciamo, disorientati. C'è stata un'anziana alla quale ha detto: ah, potete dormire da me, io vado a dormire da mia figlia, c'ho due stanze da letto, una stanza dove dormo io. E questa signora col marito si sono coricate, ancora il letto era molto caldo, quindi dove aveva dormito lei, no? È un qualcosa che ci ha colpito positivamente, perché voglio dire, si è offerta di darci questa signora anziana il letto, quindi sono state esperienze molto molto belle. E l'itinerario qua sono un po' tutte le tappe, forse ne manca qualcuna. Sono comunque coinvolti 140 comuni, 350 strutture recettive, sono 35 referenti e guide di zona, 15 uffici di informazione, non abbiamo molti nell'entroterra. E poi abbiamo fatto un passaporto del pellegrino e del camminatore, quindi le credenziali, abbiamo i timbri che daremo presto ai camminatori, e poi un attestato finale che si potrà richiedere online, un po' come il sentiero di Santiago. Per ogni tappa ci sono minimo 25 posti letto, quindi la tappa dura un giorno. Questo è stato molto difficile, fare questo, strutturarla in questo modo, e si trova da dormire e da mangiare. Quindi, e cosa si vede? Si vedono foreste, alberi monumentali, aree protette, perché passa da tutti e tre parchi nazionali, da tutte le riserve regionali e del parco del regionale delle Serre. Si vedono aree archeologiche, vabbè, monasteri orientali e latini, chiese e castelli, aree archeologiche, cascate, canyon, monoliti, e poi minoranze greche e albanesi. Tra le foreste più importanti che si vedono sono alcune foreste silane, ad esempio la foresta, le zone dalle quali è stato preso il legname per costruire San Pietro, sia per la prima basilica che la seconda, quella che possiamo ammirare adesso. Sapete, è stato fatto tutto con pino laricio silano, perché il Papa Gregorio chiese ai vescovi, non solo d'Italia, queste travi di 33 metri resistenti, vi dicendo, e solo i vescovi dell'Arco Silano riuscirono a rispondere, a dire che avevano queste travi senza nodi, perché c'è un ecotipo che si chiama Vutullo, e quindi anche il bosco dove sono state prelevate queste travi. Anche San Paolo fuori le mura è stato costruito con questi, e poi anche a Venezia, a Piazza San Marco, abbiamo il legname e poi di questi alberi. E poi si passa anche dal Gariglione e da Serra San Bruno, nelle abbataie di Serra San Bruno. E vi ricordo quelle del Gariglione, molto interessanti, perché lì l'architetto Vanvitelli prelevò le 686 travi utilizzate per costruire la reggia più importante al mondo, più grande, che è la reggia di Caserta, quindi anche, diciamo, c'è la mano calabrese pure là. E poi queste abbataie sono molto importanti, insieme a quella di Serra San Bruno. È una cosa che poco sappiamo, però queste cose le valorizzeremo molto nel nostro cammino, perché questo abete
è quello che viene utilizzato in 14 stati europei, tra cui la Germania e soprattutto la foresta nera, perché il nostro abete resiste alle piogge acide. Oltre a resistere ad alcune malattie e ad essere ad avere un legno dal punto di vista tecnico ottimo, resiste alle piogge acide. Questa cosa forse non lo sa la Merkel, ma la foresta nera, se non fosse per il nostro abete di Serra San Bruno, quindi delle serre e della Sila Piccola, a quest'ora sarebbe una specie di deserto. Però vabbè, vuol dire che non è informata la Merkel. ma sapete per quale motivo è resistente il nostro abete? Perché nei milioni di anni, quando sono arrivate le glaciazioni, tutte le popolazioni di abete europeo si sono ritirate in Calabria, perché in Sicilia c'è un altro abete che si chiama Denebro ed è quasi estinto. E quindi tutti i migliori geni di tutti gli abeti europei si sono concentrati in Calabria. Poi quando sono ritirati gli acci c'è stata di nuovo l'espansione e quindi sono selezionati nelle varie parti d'Europa i migliori abeti bianchi. Quando sono ritornate le glaciazioni, il migliore patrimonio genetico si è di nuovo concentrato tutto in Calabria. Quindi in Calabria tutti i geni migliori in queste fasi di espansione e di ritiro delle glaciazioni si sono concentrati in Calabria. E anche questa resistenza si è concentrata nel patrimonio genetico degli abeti calabresi. Quindi per questo motivo il nostro abete è importante e si passa anche da questi luoghi. E si passa da molti, come dicevamo, zone basiliano, perché lo sappiamo che non è corretto dire basiliano, sarebbe corretto dire italo-greco o calabro-greco. Però è sicuramente quello più comprensibile e che poi accomuna un po' tutta la Calabria, e vi dico ancora, già ci sono richieste dalla regione Sicilia, regione Basilicata, Puglia, ma ancora dobbiamo completare e aggiustare il nostro, quindi non possiamo adesso andare nelle altre regioni, però voglio dire che anche le altre regioni del sud Italia sentono molto questa, diciamo, cultura basiliana nelle loro radici e nella loro storia. E poi, come dicevamo, tutti questi monasteri orientali, da Santa Maria delle Armi a Bivongi, Caulonia, Sant'Adriano o a San Demetrio Corone, e Patire, San Marco, e poi ce ne sono tanti altri minori che poco conosciuti. E poi anche bello passare a vedere un po' tutto quello che è la storia dei santi orientali in Calabria. Quindi si passa ad esempio da Cassano, dove c'è questa figura importante che è San Gregorio, il quale grande santo, grande monaco, grande santo, è il patrono di Aquisgrana in Germania, perché se ne andò a fondare questo monastero orientale. San Nilo da Rossano, che poi ha fondato tanti monasteri, Grotta Ferrata in Lazio, si passa da Simeri, dove c'era San Bartolomeo da Simeri, maestro di San Nilo e fondatore del Patire di Rossano, da Squillace, dove troviamo un'altra storia molto curiosa dei monaci basiliani. Ci fu un periodo lì, San Luca di Melicucca, un santo vostro, ed è famoso questo santo, perché c'è una storia di questo santo con il lupo di Squillace. Quindi la stessa è una storia simile, analoga a quella di San Francesco con il lupo di Gubbio, però questa è una storia più antica. Ma veramente lui riesce a liberare Squillace da questo lupo. Poi si arriva nella zona San Giovanni Terestissi, quest'altro santo importante, poi arriviamo qui appunto nella Locride, dove troviamo poi San Nicodemo di Mammola, che è quest'altro santo che parlava con gli animali. Quindi le figure sono veramente, veramente tante. E per chiudere poi quest'altro santo importante, che è San Leo d'Africo di Bova, che io amo molto perché è il primo santo selvicoltore
che abbiamo in Italia. E va bene, lui fece il miracolo della pece trasformandola in pane, quindi un santo molto importante. Io dico, una volta dissi al capo ormai del defunto corpo forestale, dissi: ma per quale motivo avete preso San Giovanni Gualberto come patrono del corpo forestale? È perché è il più antico, no? Il più antico, dico, è San Leo di Bova, che diciamo si è dedicato alla selvicoltura, però purtroppo non siamo stati capaci di far conoscere queste figure. E speriamo che in futuro, anche attraverso il cammino basiliano, possano essere più conosciute. Allora, grazie per l'attenzione, vi aspettiamo quindi sul cammino basiliano. Poste Italiane hanno già scelto di fare un francobollo col cammino basiliano, che uscirà più presto. Abbiamo visto che c'è già veramente un grande interesse nazionale e internazionale, quindi speriamo che possa essere un'occasione per la Calabria. Sì, faccio vedere qualche foto. Come devo chiudere? Qua. Allora, faccio vedere velocemente qualche foto. Dei monumenti che... Vedete, questo è Acri, la chiesa di Acri. Questa è Alessandria del Carretto, molto bella. Qui ancora si fa una festa che si faceva in epoca greca, e si porta quest'albero, si taglia in montagna e si porta, diciamo, a mano tutti i cittadini, e poi viene innalzato, in piazza. Questa festa della primavera, che si chiama della Pita, veramente molto molto interessante. Sì, molto interessante. Qui, questo è il castello di Ardore, questo è Badolato, questo è Santa Maria degli Angeli a Badolato, questo monastero molto bello, latino del 500 dovrebbe essere. Questo è Bagaladi, con queste sculture della scuola di Gaggini. Qui vedete, siamo un po' noi camminatori, vedete, siamo alla Ferdinandea. Abbiamo fatto Serra San Bruno Bivongi a piedi, quindi vedete come... Ah no, scusate. Allora, Badolato, Ferdinandea, Bivongi, e questo è Bocchigliero in provincia di Cosenza, in Sila Greca, molto bello com'è. Bocchigliero, questa è Bova, questa è vicino Prestarona, vicino Gerace, Geraci. E Canolo, per la verità, come sì, il comune. comune di Canolo, sì. Cassano, questa è Santa Maria della Catena, Cassano, pure di origine basiliana, molto bello questo monastero. Questa è l'unica chiesa bizantina rimasta a Catanzaro, perché ho fatto anche da Catanzaro. E la torre di Carlo V, Caulonia, Sant'Ilarione. Sant'Ilarione, questa è Santa Maria delle Armi, bellissima, cerchiara, veramente un monastero bello, ci abbiamo dormito pure, ma è eccezionale. Questa è l'antica Cerenzia, una cosa curiosa, si passa anche nel comune di Cerenzia, ci sono i resti di questa città. A me piace molto questa città, perché è su un cuocuzzolo e sopra c'ha la forma di rosa, ma non è su un cilindro. Questa città viene descritta nel viaggio di Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore scrive questo viaggio nell'aldilà, è un'opera in latino, e quindi fa Inferno, Purgatorio e Paradiso. 200 anni prima di Dante. Non è un'opera interessante dal punto di vista letterario, per l'origine della lingua italiana, però dal punto di vista della simbologia, dal punto di vista delle allegorie, dal punto di vista, diciamo, di tutta la teologia della Trinità, è importante, perché questa città è la città che Gioacchino da Fiore descrive come città del paradiso.
quando dice la rosa candida del paradiso, ripresa poi da Dante, è la città di Acherenzia, Acherenzia, perché vicino c'è il fiume Acheronte. E dall'altra parte c'è il fiume Lese, un tempo chiamato sulle carte, diciamo, si vede, era fiume Lete. E poi di fronte c'è la zona purgatorio e la valle dell'inferno. Quindi è un posto, il posto che in realtà, diciamo, Gioacchino da Fiore si è ispirato per scrivere la sua opera. Il Gioacchino inizia questo viaggio in una selva, poi troviamo tutti i, soprattutto nell'altra opera, che è il libro delle figure, i cerchi trinitari, e poi troviamo tutta la simbologia dantesca, quindi il veltro liberatore, sempre il numero 3, sì, Zorobabele, vi dicendo tutte queste parti, queste cose che troviamo nella Divina Commedia, sappiamo che si trovano in questo Salterio a 10 corde. E qui abbiamo anche i toponimi che ricordano questo viaggio di Gioacchino da Fiore, perché a pochi chilometri c'è il monastero, diciamo, Florenze di Gioacchino da Fiore, quindi il monachesimo latino. Lo stesso Dante lo mette nel paradiso, dice: luce mi dà alla mia destra l'abate Gioacchino calabrese di spirito profetico dotato. Questa cosa, vi dico la verità, ho scritto pure a Voyager, perché durante una trasmissione loro ipotizzarono che questo viaggio Dante l'avesse fatto in Islanda, perché c'erano delle anse in un fiume, dicendo, non è vero niente, perché in realtà si ispira a Gioacchino da Fiore. Io non dico che abbia copiato Gioacchino da Fiore, però sicuramente lui si è ispirato molto a Gioacchino da Fiore, e lui lo ha conosciuto in Toscana attraverso i francescani, perché un periodo Dante è andato a studiare proprio dai francescani anche opere antiche, tra cui il Saltiero delle 10 corde, quindi per questo lui era legato a Gioacchino da Fiore. E si passa quindi anche da questo città, dai resti di questa città. Questo è un castagno nella zona di Cerva, ci sono castagni che arrivano a 12 metri di circonferenza e il cammino ci passa in mezzo. Questo è il convento di Chiaravalle, molto bello. Questa è la chiesa di Civita, di rito greco ortodosso. Il ponte del diavolo sul Raganello. Questo è il castello di San Mauro, uno dei due castelli di Corigliano. Questo è il castello di San Mauro. Questo invece è il castello che c'è nel centro storico, guardate, veramente ben conservato, di origine normanna, molto bello. Guardate la sala della sala degli specchi. Questo è Cropani, con un bosso, con un sidernese fotografato. Questo è Gallicianò. Qui siamo nella vallata del Tacina, prima del Monte Gariglione, la zona dove sono stati tagliati i pini per costruire San Pietro e San Paolo. E da qui è stato, proprio da questa zona, forse non è fotografato, ma è stato tagliato l'abete donato poi a Papa Ratzinger per Natale, ed è stato l'abete più alto mai donato al Vaticano come albero di Natale. Questa è la zona sempre del Gariglione, molto particolare, perché qui cresce la ginestra inglese. E quando questo tratto di cammino in realtà è un sentiero che fece all'epoca Norman Douglas, lui dice di trovarsi in una zona che somiglia molto alla Scozia e all'Inghilterra, perché si trova anche la ginestra inglese. Molti botanici lo criticarono. In realtà la ginestra inglese è vero che si trova in Gran Bretagna, ma c'ha un areale disgiunto, probabilmente sempre con le glaciazioni, anche in Calabria. E quindi in questa zona, come anche in una zona dell'Aspromonte, cresce la ginestra inglese. Quindi non sbagliava, lo criticarono i botanici, in realtà disse inconsapevolmente la verità. Questo è il rifugio del Monte Gariglione, che è l'unico esempio di malga alpina nel sud Italia. Questo lo riconoscete di sicuro. Questo è il Naniglio a Gioiosa, Torre Cavallaro a Gioiosa. Guardavalle
è un altro centro che mi ha veramente colpito positivamente. Io dico che sia uno dei centri più belli della Calabria, perché ci sono queste torri, dei palazzi, ma c'è anche quel castello, due castelli, veramente molto bello, però sconosciuto. Una cosa, ma delle, c'è un'architettura veramente di grande valore e imponente. Vedete qua questo palazzi stupendi, anche questo è un altro castello, il castello Rispoli, e questo Isca, qui vedete è Longobucco, quest'altro centro stupendo, questo è Mesoraca, dove c'è Sant'Eciome, si può dormire anche nel monastero, sempre di origine basiliana, poi è diventato francescano. Questi sono i resti di questa città che è di Castiglione di Paludi, molto molto interessante, sconosciuta, in realtà Bruzia, ma greco-Bruzia, con resti imponenti. Questo lo conoscete, Pazzano, la dei Minatori. E poi da qui si sale dal sentiero, si arriva a Montestella. Montestella, questo è Pentedattilo. Guardate, veramente molto bello, abbiamo dormito. Qui guardate, qui sembra il Nord Europa, è una parte della traversata del Pollino, vedete in queste vallate stupende. Con qualche problema sulla traccia, si vede che eravamo un po' preoccupati. Scusate, non sono in ordine queste foto, ma sono solo in ordine, diciamo, alfabetico. E qui è il punto finale del cammino, che è il Reggio Calabria. Noi verranno messe delle tabelle, soprattutto nei centri storici del cammino, dove c'è un QR code e uno può leggere tutta la storia e quello che gli serve come ricettività arrivando al paese a fine tappa, perché c'è questa tabella con, come dicevo, col codice QR code, quindi col cellulare si può collegare al sito e trovare tutte le notizie di cui ha bisogno Reggio, perché poi l'ultima. E questo è Rocca Imperiale, guardate questo castello federiciano bellissimo, che è inizio tappa, vedete il duomo di Rocca Imperiale, molto bello. Questo è Rossano, la cattedrale, qui vediamo il codice purpureo, questo codice bizantino bellissimo, scoperto per caso da un tedesco, se no veniva utilizzato così, ed è patrimonio UNESCO dovrebbe essere, vedete il codice purpureo. Questi sono i castagni di Cozzo del Pesco. Non ho molte foto mie perché non ne abbiamo fatte, noi non ne avevamo, siamo partiti ma non eravamo molto convinti di fare un vero e proprio cammino. Questo è San Marco a Rossano, questo è il convento di Sant'Andrea Apostolo delle Clarisse, questo è San Floro, questo è San Giovanni in Fiore, dove c'è il monastero Florenze, l'abbazia Florenze, San Vito sullo Ionio, va bene, Serra San Bruno, che è poi uno dei posti più interessanti del monachesimo latino in Europa, vedete queste bellissime chiese barocche di Serra San Bruno. E qui è una parte, diciamo, una tappa intermedia sopra Sersale, sopra il mio paese, dove c'è questo pastillario che è stato ristrutturato nella riserva Valli Cupe. Il canyon Valli Cupe, la cascata dell'inferno, dove si può fare il bagno. Ci passa a 50 metri il cammino. Questa è un'altra zona dove c'è il gigante buono. E qui siamo nella zona della Sila. Lago Ampollino, dove si può evitare una parte del cammino e si può fare anche la traversata in barca, abbiamoci anche questa possibilità. Questa è Spezzano albanese, Squillace, il castello di Terranova da Sibari, Tiriolo, questo bellissimo centro che è umbriatico, veramente molto bello, si può dormire nel monastero di Perticaro, dove abbiamo dormito. Questa è la cattedrale con la cripta veramente medievale, bellissima, sconosciuta.
Questo è Verzino, dove ci sono la parte delle grotte rupestri, e poi c'è una grotta, diciamo, una parte carsica con 39 chilometri di grotte. Questo è Zagarise. Abbiamo finito. Solo una parte di foto. Grazie. Se ci sono domande. Abbiamo camminato 9 anni per più o meno una settimana, 10 giorni all'anno. È dura, eh? Sì. Vabbè, però il cammino non sono 9 anni, sono 55 giorni. Allora, se uno fa tutte le varianti sono 72, 72. Tappe, però se uno fa il principale sono 46 tappe. 44 giorni. Avete iniziato già il cammino basiliano? Allora, il la prossima... 12 luglio com'era? No, la prossima settimana sarà tutto online. Abbiamo avuto dei problemi perché purtroppo anche la nostra burocrazia, 140 comuni, avere a che fare con 140 sindaci. Col microfono. Con 140 sindaci abbiamo avuto sempre qualche difficoltà, cioè, anche con le strutture ricettive, perché dovevamo avere, vi dico, l'autorizzazione per la privacy, perché non si può mettere uno su una guida, su un sito, se non sei autorizzato. Purtroppo uno si deve pure, diciamo, in qualche modo parare i colpi, ma vi dico che nonostante si faccia un favore a queste strutture, ancora abbiamo il 40% delle strutture che non hanno inviato le schede, quindi... Per pubblicare stiamo aspettando, infatti dobbiamo, poi con alcuni sindaci dobbiamo, diciamo, ancora abbiamo alcune difficoltà da risolvere, e quindi per questo c'è stato un ritardo. E come vi dicevo, poi ci sono i distruttori che si impegnano a distruggere chi costruisce, quindi, però siamo a buon punto. Partirà adesso solo il cammino sul sito con le tracce GPS e la ricettività. Poi entro settembre metteremo le tabelle, faremo i libretti, la guida cartacea, anche il sito tradotto in inglese, quindi siamo a buon punto, in modo che già in agosto qualcuno lo possa fare. Vi dico la verità, abbiamo già avuto oltre 600 richieste, contatti che vorrebbero, di gruppi che vorrebbero fare, quindi è una cosa che non ci aspettavamo. Una cosa che sia chiara, non è necessario percorrerlo tutto quanto, si possono fare 2 tappe, 3 tappe, a seconda di come uno preferisce, insomma, e soprattutto si può dedicare a una zona e fare per esempio 3 tappe del cammino e poi dedicarsi anche a fare altre vacanze, quindi è una cosa che si può fare in tutta tranquillità. Non è necessario essere stacanovisti e partire per 72 tappe. Poi, tra l'altro, una cosa che Carmine non ha detto è che le tappe sono tutte concepite per essere fatte tranquillamente in una giornata, e soprattutto verrà indicato anche i periodi dove che è meglio percorrerli, perché ci sono alcune, per esempio, che sono dei tragitti in ombra e quindi sono percorribili anche in estate piena. Ce ne sono altri che sono scoperti, allora vengono indicati altri periodi, così come in alcuni dove si può trovare del fango, si cerca di evitare di farle d'inverno in maniera tale che non ci sia problemi di scivolamenti o altro. Quindi è un cammino che è concepito, ha una sua versatilità. Ecco. Poi se c'è qualcuno che lo vuole percorrere tutto, ben venga. O all'anno. Vorrei fare un'ultima domanda che faccio a tutti, anche al pubblico se vuole. Quando è stato annunciato il cammino basiliano, lo si è subito paragonato al cammino di Santiago. Non è una novità il fatto di paragonarci ad altri, quindi è abbastanza frequente. Parliamo per esempio delle Dolomiti del Sud, pensando alle Rupi di Canolo, oppure quando promuoviamo le nostre spiagge le paragoniamo alla Tunisia, alla Grecia, ai Caraibi. Perché paragonarci sempre agli altri? Perché il cammino basiliano non può essere un cammino
di Calabria e basta? Perché questa sudditanza psicologica? Questo comunque non è un paragone che abbiamo fatto noi, però sono stati i media, i giornalisti che hanno voluto paragonarci a Santiago, forse per la lunghezza, ma secondo me dal punto di vista storico-culturale, ambientale, c'è poco di Santiago il nostro, io dico che è più bello, perché si trovano comunità greche, albanesi, e poi come diciamo un cammino che è tra Occidente e Oriente. Ma secondo me questo forse è un complesso di inferiorità che abbiamo, purtroppo lo dobbiamo dire. Noi ci poniamo purtroppo nell'ultimo mezzo secolo, ci poniamo sempre un po' con questo atteggiamento di inferiorità e con una bassa autostima. Io passerei la parola a Cosimo Pellegrino per i saluti, vi ringrazio per la vostra compagnia. E a domani. Voglio fare una domanda ad Arturo, così poi mi odierà. Ah sì, le firme, se qualcuno vuole... Va bene, ok. Poi se qualcuno di voi vuole mettere la partecipazione a questa serata, che serve penso come documentazione, va bene. C'è Franco Martino che vuole porre una domanda. Va veloce perché a mezzanotte il mio cellulare si spegne. Vieni avanti. Mi sposto io. No, volevo dire, siccome Arturo ha delle bellissime foto eccezionali di questi viaggi, vorrei che una sera ci delizi dei tuoi viaggi. Possibile? Abbiamo una riunione prevista. Faremo anche questo. Facciamo prima però, perché io alle 10:30 vado a letto. Va bene, d'accordo. Ho dovuto dormire tutto il pomeriggio. Va bene. Bene, molto interessante, a dir poco. È facile intuire quali possono essere le implicazioni di questo cammino. Sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista economico. Noi domani continuiamo con un altro cammino. Nel mezzo del cammino di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura. Domani sera partiremo con Dante e quindi ci incontreremo nuovamente qua alle 21:30 per poi iniziare alle 22. Grazie a tutti e buonanotte. A domani.